Il presidente della regione Marsiglio e l'assessore all'energia Campitelli hanno incontrato stamani i sindaci del comprensorio sangro-aventino. Argomento al centro del confronto la gestione della grande derivazione del lago di Bomba e più in generale della concessione Sant'Angelo, che comprende, oltre a quello di Bomba, anche il lago di Casoli e la centrale di Altino. Tale concessione era stata assegnata da CEA, produzione SPA, ma è scaduta nel 2013 e per anni è stata utilizzata per portare energia elettrica a Roma. I sindaci del territorio hanno più volte sollecitato ACEA a effettuare dragaggi dei due laghi, mai realizzati, per quanto previsti dalla legge quadro ambientale e obbligo di legge a partire dal 99. Sempre i sindaci del sangro-aventino ora auspicano una condivisione delle strategie più vicine alle esigenze dei territori locali e per questo sono pronti alla gestione del bacino. L'occasione è stata utile agli amministratori regionali per fare il punto della situazione alla luce del progetto di legge appena licenziato in giunta. A noi chi gestisce non è che ci appassioniamo tanto dei nomi, a noi importa che la cosa pubblica venga gestita nel migliore dei modi, parliamo di un bene primario come l'acqua e non possiamo assolutamente permetterci defiance. Attualmente il progetto di legge prevede diverse ipotesi, una prima quella di una gestione diretta di un soggetto terzo, una società pubblica, società mista pubblico-privato e una partnership pubblico-privato. Attualmente questo è il progetto di legge che è arrivato in questi giorni in commissione e quindi poi seguirà l'iter per l'approvazione in consiglio regionale. Era finalmente tempo che si facesse, io spero che il consiglio regionale la possa licenziare il più presto possibile, perché prima facciamo la gara e prima creiamo le condizioni per tornare a fare investimenti e per avere una gestione seria, forte di questo bene. Siamo qui per questo, quindi innanzitutto per ascoltare e raccogliere dal territorio i problemi, le questioni, i suggerimenti e quindi poi confrontarsi sulle questioni che stanno sul tappeto. Poi non sta a noi decidere chi gestisce una diga, un invaso, a noi sta formulare le regole e fare gare trasparenti per poter fare l'affidamento nella maniera più conveniente possibile per il bene pubblico.